Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, ancora scricchioli tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, ma attenzione perché Massimiliano Varese ci mette il carico da 90 e confida ad Anita una cosa veramente dura da mandare giù in questi giorni nella casa. L'amicizia tra Anita e Olivieri e ovviamente Giuseppe Garibaldi ha subito una battuta d'arresto, ma Massimiliano gli ha confessato che ovviamente ancora Garibaldi proverebbe qualcosa per lei. Proprio l'altra sera Anita ha passato del tempo con due della casa, Sergio e Alessio, e Garibaldi ovviamente è sbottato ed è andato su tutte le furie. Reazione a questo punto non normale, e Varrese, quando ovviamente Anita gli ha confidato quello che era successo, ha dato un suo parere del tutto personale. Secondo me lui non si rende del tutto conto di quello che sente, probabilmente un sentimento più forte per te, non si rende conto nemmeno lui di questa profondità. Quando Anita è andata a confrontarsi con Garibaldi, lui ha sbottato dicendo vai dal tuo amico Max, e inoltre non ha mosso ciglio quando lei ha detto a lui che probabilmente lui è ancora innamorato di lei, diciamo non ancora, ma è innamorato in qualche modo di lei o prova qualche sentimento. Giuseppe è rimasto spiazzato dalle rivelazioni proprio di Anita e si è limitato a rispondere: non è vero che io, come detto tu, difendo sempre Beatrice, o la difendevo almeno prima quando eravamo amici. Io ero ovviamente corretto con entrambe, perché ovviamente la Olivieri ha detto a Giuseppe che quando era fidanzato, comunque si stava frequentando con Beatrice, lei doveva lottare da sola contro tutto e contro tutti. Amici di Nova News 24, insomma, Anita e Garibaldi ancora hanno da dire sulla loro amicizia, tra virgolette, o sentimento, quello che è proprio Anita sembra però non contraccambiare quello che è il suo sentimento, il sentimento di Giuseppe Garibaldi, che a questo punto, secondo alcuni, come ha detto Massimiliano, va oltre l'amicizia. Diteci cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.